Si parla diffusamente in rete, TV, radio, giornali, della questione Lazio, Polverini, gruppo consigliare del PDL. Si parla di soldi, letteralmente spesi, una montagna di soldi, tantissimi soldi, spesi nella più totale discrezione e nella maniera più incontrollata possibile da parte del consigliere, capogruppo del PDL a livello regionale del Lazio. La Polverini si difende dicendo: io non ne sapevo nulla, e poi ostriche e champagne c'erano anche prima di me, come fosse una giustificazione. Ebbene, vediamo qual è la situazione. Rispetto ad una Polverini che si è dimessa ma non ha ancora formalizzato le dimissioni, ma prima non si dimetteva, poi ha pensato di dimettersi, poi è tornata sui suoi passi, poi adesso la cosa non è ancora stata formalizzata, insomma non si sa come va a finire, ma anche questo fa parte del teatrino osceno della politica. Insomma, lasciamo parte tutto questo e veniamo ai soldoni. Non in soldoni, ma ai soldoni. E che soldoni? Ebbene, la Regione Lazio elargisce ben 35 milioni di euro come spese per il funzionamento del Consiglio regionale, ovvero circa 70 vecchi miliardi di lire. È un quantitativo di denaro enorme. C'è la massima discrezionalità da parte del Consiglio regionale nella distribuzione ai gruppi e non c'è il controllo su come vengono spesi. Ognuno ha, chi ha la possibilità di gestire, chiaramente ha una facoltà ben precisa nella distribuzione o nel trattenere ovviamente questi soldi, e pertanto nessuno controlla, tantomeno i cittadini, che pagano però, versano denaro alle casse pubbliche. La Polverini si difende dicendo anche: noi non abbiamo fatto niente. L'unica cosa che abbiamo fatto noi è stato dare appena 900.000 euro in più per i gruppi consigliari. 900.000 euro in più. Ma ho un'idea, la Polverini, di quanti sono 900.000 euro? 1 miliardo e 800 milioni delle vecchie lire. Quante cose ci si fa con questo denaro? Certo, rispetto alle montagne che sono abituate ad armeggiare, queste sono brustoline, sono piccole briciole, ma è denaro pubblico. E un modo migliore per investirlo non c'era proprio. Ma non sto a farla paternale su questo discorso, mi serve semplicemente come appiglio per farvi tornare alla memoria altre cose sui quali i media non si stanno concentrando, perché adesso l'obiettivo è il PDL in Lazio. Ci siamo dimenticati degli affari di famiglia o dei culi nudi della Lega. Ci siamo dimenticati di Penati in Lombardia, della questione appalti, clientele, tangenti, se ne parla più. Ci siamo dimenticati dell'affare sanità in Puglia, dell'ex assessore tedesco, che ora mi risulta, smentitemi se sbaglio per carità, essere senatore del PD, collegato e invischiato nello stesso giro losco insieme a Tarantini, che era quello dei festini di Berlusconi. E quindi altro denaro pubblico divorato, fagocitato da questa macchina partitica, politica, che indipendentemente da centro, destra, sinistra, mangia sulle spalle dei cittadini italiani in una maniera semplicemente indecente. Vi porto all'attenzione anche un piccolo caso della mia regione, che sicuramente è marginale, come no, rispetto a quelli di cui ho già parlato, ma che rende molto le idee. È un consigliere del PD, Montanari, che in occasione di una seduta dove si parlava dell'indennità appunto dei consiglieri regionali ha avuto il coraggio di inscenare la drammaticità della sua situazione, perché dopo aver dato la vita alla politica, al suo ruolo di funzionario politico, dopo aver sacrificato la sua esistenza per il partito, prende appena 5.000 euro di sola indennità, perché poi c'è tutto il resto, 5.000 euro, e aggiunge anche che nel suo cortile c'è la macchina più piccola, poverino, un 2004, un 2005, non mi ricordo più, c'è l'utilitario più piccolo, 2005, poverino, 5.000 euro al mese. Ma lui ha idea del fatto che potrebbero esserci fino a 5 famiglie che ci campano un mese con quello che lui prende di sola indennità in un mese? Famiglie, non persone. Ecco, abbiamo dei politici e dei partiti
che hanno completamente perso il senso della misura. Non solo se ne strafregano, potevo dire di peggio, se ne strafregano del fatto che stanno utilizzando denaro pubblico, denaro di cittadini che fanno una fatica enorme a versarli nelle tasse, di imprenditori che vedono in certi casi addirittura 2/3 dell'intero lavoro che vanno a finire nelle tasse fagocitate da questo Stato, nelle varie tipologie, nelle tasse occulte, dei lavoratori che versano un sacco rispetto alla propria busta paga, poi dicono che il lavoro ha costi enormi in Italia, per alimentare una macchina statale, istituzionale e burocratica di questi funzionari anche di partito, che dal finanziamento pubblico ai partiti sino all'indennità della casta che siede all'interno dei vari consigli o degli assessorati o delle giunte varie, dei governatorati vari, a qualunque livello, sta letteralmente divorando e assaltando il denaro che noi paghiamo, che noi versiamo. E c'è chi in queste ore, giustamente, molto giustamente, fa un richiamo al risanamento della politica, un risanamento a 360 gradi. Però, e qui oso, so che non è un video facile, questo nonostante possa sembrare banale. Però questa persona che oggi parla di risanamento della politica a 360 gradi ha forse dimenticato o è convinto che in rete non si trovi più un video del 2004, mandato in onda anche sulla TV tedesca, di un giornalista appunto della Germania, che rincorreva allora quello che era un europarlamentare italiano, per chiedergli spiegazioni rispetto alle creste che questo europarlamentare faceva sulla indennità di viaggio, o meglio, sul rimborso di viaggio. Perché se sei europarlamentare, tu spendi per spostarti, per andare a svolgere il tuo lavoro, è previsto anche in sede europea che ci sia un rimborso di quello che hai speso. Ovvero, questo è il biglietto e questo è l'esatto valore del biglietto. Ma no, invece le normative consentivano qualcuno, per carità, non di agire nell'illegalità, ma di agire in maniera assolutamente riprovevole dal punto di vista etico. E questo era un parlamentare, lo faceva. Questo era un parlamentare, faceva la cresta sulla indennità di viaggio. Questo europarlamentare è quello che oggi viene a dirci che serve un risanamento della politica a 360 gradi. Ha ragione, signor Presidente. Serve un risanamento della politica a 360 gradi, magari a partire anche dalle spese del Quirinale, che in Europa sono le più care di tutte le sedi presidenziali. Ma lo so, sono briciole ed è un falso problema, il problema è molto più ampio. Ma il problema, signor Presidente, e voi che mi ascoltate, è anche quello di dover convivere ogni giorno con il pennivendolo di turno, con l'economista di turno, con il politico partitico di turno, piuttosto che con il senatore a vita nominato da lei presidente, primo ministro, che regolarmente non perdono occasione questi personaggi di venirci a dire che stiamo vivendo al di sopra delle nostre possibilità. No, signor presidente, e no, poco cari signori politici. Se c'è qualcuno che vive al di sopra delle proprie possibilità, quelli siete voi. Siete voi che state dilapidando il denaro che noi cittadini versiamo attraverso le casse, attraverso le tasse, attraverso il nostro lavoro. Ma vi rendete conto che con quello che voi utilizzate, magari semplicemente per un aperitivo, ci campa una famiglia un mese? Vi rendete conto che state dilapidando quello che noi, sputando sudore, lacrime e sangue, riusciamo a versare come tasse, magari non arrivando alla fine del mese come famiglia, magari dovendo licenziare i dipendenti, magari arrivando al punto di chiudere l'attività? Vi rendete conto, signori consiglieri, che vi lamentate perché avete un utilitario del 2500 che i giovani l'auto non l'hanno? E che soprattutto non hanno un lavoro? Perché al limite potrebbero utilizzare mezzi pubblici per andarci al lavoro, ma il lavoro non c'è e non hanno di che campare, non hanno futuro. Quali sono le basi su cui potrà mai crescere, potrà mai avere futuro quest'Italia, se intere generazioni non hanno lavoro o lo stanno perdendo o stanno chiudendo le loro attività? E no, signori politici,
non siamo noi che viviamo al di sopra delle nostre possibilità. Non sono i giovani che sbattono la testa contro un muro perché non sanno che cosa fare e magari l'unica possibilità che gli si prospetta è quella di fare il centralinista a 4 piuttosto che a 2 euro l'ora. Eh no, signori miei, non sono i lavoratori che rischiano il licenziamento, che spesso vengono messi a casa e che versano regolarmente però le loro tasse, larga parte delle tasse, a vivere al di sopra delle proprie possibilità. E no, signori miei, non sono neanche gli imprenditori che stanno facendo di tutto per tenere aperte le proprie aziende, di tutto, mentre invece dal punto di vista nazionale ed europeo non si fa altro che cercare di stringere fortemente quel cappio attorno al loro collo. E no, signori miei, non vivono al di sopra delle proprie possibilità neanche quei pensionati che vanno a rovistare nella rumenta, nella spazzatura per trovare qualcosa da mangiare, perché non ce la fanno. Non siamo noi che viviamo al di sopra delle nostre possibilità, siete voi che vi dovreste vergognare, che vivete al di sopra, ben al di sopra delle vostre possibilità, ma soprattutto che vivete sopra le nostre teste, sopra le nostre spalle, appropriandovi di denaro che non è vostro, ce lo state rubando. E quindi ricordiamocelo, signori. Ricordiamoci la prossima volta che si va a votare, ricordiamocelo anche la prossima volta che lo sentiremo in televisione, ricordiamocelo quando ci diranno appunto che viviamo sopra le nostre possibilità e che sono necessari ulteriori sacrifici. Ha ragione, Presidente. Certo, ha ragione. Serve un risanamento della politica a 360 gradi, via tutto il marciume che risiede in tutte le stanze del potere e sostituiamole con quella parte sana del paese che è ancora in grado di darci speranza e che è ancora in grado di darci un futuro.